Il giardino Shōrai, 1998. In Giappone il pino accompagna da sempre le ore più lete della vita dei suoi abitanti, i quali attribuiscono a questa pianta, sempreverde e immutabile nel tempo, un ruolo di massima importanza, simbolo di felicità e di benessere. Shō significa nella lingua giapponese pino, e il suono Shōshō, che compone la parola Shōrai, ricorda il rumore degli aghi di pino mossi dal vento. La dinamicità di questa pianta e la sua irregolarità favoriscono il lavoro del giardiniere, che abilmente e con maestria esalta la bellezza della pianta e crea un'armonia totale con l'ambiente circostante. Shōrai significa futuro. Il giardino è un invito alla città di Firenze e di Kyoto a mantenere costante e inalterato nel tempo il profondo rapporto che unisce oramai da anni. Nel 2012 il progetto iniziale Giardino della Kare Sansui è stato ampliato con l'aggiunta di una cascata e 7 livelli di una pagoda per il tè. La cascata si chiama Sōjemotaki e il suo significato deriva dallo Zen e dall'antica Cina. La prima goccia, poco a poco, è raggiunta da altre gocce. Insieme proseguono il viaggio verso spazi ancora più ampi. La cascata è la speranza che anche noi nutriamo per rafforzare e rendere più solida la relazione tra Firenze e Kyoto. La cassetta per il tè si chiama invece Fugen Tei ed ha assunto il nome artistico dell'architetto Kitayama Fugen. Il desiderio dell'architetto e di noi tutti è che possiate entrare nel giardino giapponese e seduti nella casetta del tè, possiate avvertire quel senso di benessere e di pace come se vi trovaste in Giappone. Maggio 2012, 9:19, Kodai Ozan.